Primo giorno con il ritorno della linea 1 nel corso Vittorio Emanuele, non tutti però sono contenti. La signora Vittoria Olivo da 50 anni ha un negozio che tratta prevalentemente di Di antiquariato. antiquaria, sono antiquaria io. Qual è il suo parere? Il mio parere è che non hanno assolutamente rispettato le nostre esigenze. Noi per poter commerciare non abbiamo bisogno dei ragazzi che vengono a prendersi la pizza e la bibita per i soli 10 euro. Noi abbiamo un'attività dove abbiamo investito tanti soldi, tanta esperienza, tanta competenza e abbiamo bisogno di quei servizi. Ad esempio, io lamentavo il fatto, io sulle mie porte ho messo in 3 lingue, rivolte ai francesi, agli spagnoli, e io stessa parlo, mi arrangio a parlare queste 3 lingue e do sempre indicazioni ai turisti su che strada fare. Agli spagnoli per la sinistra per andare all'orto botanico, agli inglesi on the right, eccetera, eccetera, per l'anfiteatro. Non c'è una scritta sui muri che indica a questi stranieri dove devono andare. Nei fatti, negli ultimi 3 anni qua il pullman non è E ci passato. ha creato grandi disagi perché noi siamo una vetrina che quelli del pullman, a me personalmente potrebbe dar disagi perché avendo aperto può venire anche il ladro a rubarmi e scappar via, perché io se vedo una persona ferma e non c'è il pullman dico, mi dica, capisce? Questo col pullman è un alibi, però io penso agli anziani, noi siamo tutti residenti qua, io ho anche la casa, sono proprietaria della casa e del negozio. E oggi mi trovo in difficoltà perché i miei clienti, che sono tutte persone anziane, non hanno la possibilità di venire a piedi e il pullman mi ha danneggiato venendo a L'assenza del mancare. pullman, ecco, in 3 anni nei fatti, calo di affari di quanto? Di molto. Io infatti sono in liquidazione notarile perché intendo chiudere, purtroppo. Nonostante io venda, ma una grande fascia della mia clientela non può arrivare, non poteva arrivare. Quindi lei vuole Adesso chiudere la sua attività? sì, ho in programma di chiuderla nei prossimi anni, avendo una liquidazione notarile, vado a eliminare tutta la merce fino a finire. Quanto ha influito in questa sua decisione il fatto che per 3 anni non sia passato il pullman? Che io ho dovuto vendere, io ero proprietaria anche del primo piano, ho dovuto vendere il primo piano che adesso hanno trasformato in bed and breakfast. Lavoro di una vita, 50 anni di una vita, ho dovuto venderlo per poter pagare Equitalia, mettermi in regola perché avendo un'età avanzata non voglio lasciare ai miei figli questi oneri di debiti e così via. Ma questo non è giusto perché ho lavorato per i miei figli e non per darlo via per sistemare i buchi che hanno lasciato la cattiva amministrazione di questa via. E il problema dei cani che girano senza guinzaglio. E soprattutto, Ho messo signora, in un del. flash il problema dei trasporti, del fatto che per 3 anni siete stati Ma certo! isolati. Certo, no, la nostra clientela, tra l'altro c'è la via parallela al corso, via Mameli, una buona parte di questa via c'è divieto di passaggio sino alle 10:30. Non ho capito perché solo quella zona. Mi dicono che ci abiti qualche personaggio importante, non lo so. Comunque questo vuol dire che la mia clientela non rischia di prendersi la multa e non passa lì. È questo.